Ciao a tutti ragazzi, altra partitozza a Resident Evil. Vediamo cosa riusciamo a fare questa volta, visto che nell'ultimo episodio, se vi ricordate, siamo stati ammazzati veramente crudelmente. Innanzitutto vorrei vedere quante armi ho a disposizione, quanti proiettili e quant'altro. Perfetto. Ecco, siamo qui. È da un po' che non ci giochiamo, raga, questo gioco, quindi siamo un attimino... C'è una cassa qui, allora mettiamo il coltelluzzo e rompiamo questa cassa per vedere di raccogliere. Vediamo cosa c'è al suo interno. Allora, attenzione ragazzi. No, ho sprecato una boccetta così, ragazzi. Allora, rompiamo questa cassa. Che cosa c'è qui per terra? Vediamo. È una bomboletta di combustibile che serve per il nostro lanciafiamme. Allora, controlliamo un po' la situazione qui intorno, perché ok, cambiamo subito arma e mettiamoci la pistola. Ok ragazzi, procediamo. Non mi ricordo una cippa. Allora, la porta è chiusa. Andiamo da queste parti. Notiamo che qui abbiamo ancora tutti questi cacchio di insetti che adesso gli diamo un po' di fuoco per riuscire a passare. Vediamo se riusciamo a entrare qui dentro. Ok. Attenzione ragazzi. Cosa c'è qui? Ok. Controlliamo un po' dappertutto. C'è questa zona qui con questo muricciolo che non riusciamo a passare. Saliamo le scale ragazzi. Era qui che c'era la vecchia, se non sbaglio. Porca miseria. Sarà duro affrontarla, Ok. Cazzo! Berra! Ogni volta mi spavento qui, ragazzi. Ok, tranquilla. Tieni questa. Brutta bastarda. Oh mamma mia, ragazzi. Sarà dura riuscirla a battere questa. Ti prenderò. Oh oh. Ok, sì, mi ricordo che adesso comincio a ricordarmi, ragazzi, che è stato veramente molto difficile. Eccola che sta arrivando, eccola. Dobbiamo cercare di spararla alla testa. Ecco, due colpi andati a vuoto, sprecati subito. Tre colpi, ragazzi. Con la mira non ci siamo oggi. Ok. Attenzione, eccola qua. Eccoti qua, bella. Oh! No, ma non è possibile, ma li sto scazzando tutti. Levati, bastarda. Attenzione. No, ma non è possibile. Carica l'arma. Continua a sparare. Attenzione, è proprio qui davanti a noi, ragazzi. Oh. Scappiamo. Cambiamo arma. Fucile, ragazzi. Veramente dura. Questa può uscire da qualsiasi parte. Non riesco a vedere dove si trova, cazzo. Non riesco a vederla, ragazzi. Dove si trova? Sento dei rumori dappertutto, sento. Ecco, ci mancava pure l'insetto adesso, ragazzi. Ok. Levati. Prendiamo altre cartucce, fucile, raga. Ok. No, neanche a me, sai. Dove sei? Che paura, ragazzi. La sento, ma non la vedo, raga. Dove cavolo sei? Attenzione. C'è l'erbetta qui per terra. Oh, eccola! Cazzo! No, bastarda! Tieni questa! No, non è possibile, dai, non ti fai niente. Bam!
carica l'arma, carica l'arma, attenzione ragazzi, attenzione. Continuiamo a sparare noi. Carica l'arma, in fretta, in fretta. Questa è maledetta. Ragazzi, carichiamo l'arma. Eccola lì qui, eccola qui. Guardatela come scappa. Nel frattempo noi facciamo una cosa, prendiamoci una boccetta subito, immediatamente. Dove sei? Dove sei? Dai, fai in fretta. Io non la vedo, ragazzi, dove si trova? Qui dobbiamo correre. Dobbiamo correre e cercare di stare in movimento, magari. Prendiamo la roba che c'è in giro, che ci può servire. Attenzione, sento dei rumori. Eccoli ancora, sti insetti maledetti. Guardate come ci inseguono poi sti insetti, oh. Ancora. Cazzo. Levati. Attenzione. Eccola. Bam. Bam. Ancora. Oh cazzo, abbiamo finito. Abbiamo finito le munizioni, ragazzi. Lanciafiamme. Dove sei? Dove sei? Ragazzi, non so se ce la farò questa volta. Non c'è via d'uscita. Lo so che non c'è via d'uscita. Brutta stronza. Attenzione. Io non riesco a vederla. Se... questa volta non mi scappi. Eccoti qua. Mi sembrava di averla vista là sopra, ragazzi. Allora, facciamoci un altro giretto di ricognizione. Cazzo, ragazzi, la sento dietro di me. Non hai dove andare. Merda, ragazzi. Ok. Dove sei? Vieni qua. Che ti faccio un bel arrosticino. Cazzo. Cazzo, ragazzi. Brutta storia. Brutta storia. Prendi fuoco, prendi fuoco. Ancora. Ancora, ragazzi, diamogli fuoco. Cazzo, abbiamo finito anche questo. È il momento di scappare. È il momento di scappare, ragazzi. Ok. Allora. Oh cazzo! Come facciamo? Come l'affrontiamo senza munizioni, senza niente, ragazzi? Ancora qui sei. Ma scappatene ogni tanto. Vai via. Munizioni in giro? Non ce ne sono? Munizioni! Dai, 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 dai! Carica l'arma, carica l'arma! Perché non me le carica, ragazzi? No, è dietro di me, ragazzi! E sarà impossibile! Sarà impossibile affrontarla! Dai, 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 dai. No, no, è di fianco a noi, ragazzi. Allora, proviamo a prendere l'erbetta, raga. Ok. Carica, carica, carica. Brucia. Brucia, bastarda, brucia, bastarda, brucia. Brucia, una bomboletta intera ti scarico addosso, porca miseria. Scappi adesso, eh. Stai scappando adesso. Oh cazzo. Adesso scappiamo noi però. Ok ragazzi. Allora, proviamo questo a combinarlo con cosa? Con ok.
rimettiamoci in forze, raga. Ok, siamo a zero. Proviamo a utilizzare questi. Ragazzi, non so come fare. Ma pure l'insetto ci si mette adesso, porca miseria. No, attenzione. Non so come farò ad ammazzarla con questo coltelluzzo. Cazzo. Ecco ragazzi, qui era il momento di prendere. Cazzo. Sarà dura. La sento dietro di me, ragazzi. La sento dietro di me. Oh cazzo! Hai ancora del sangue nelle vene. Ci proviamo di coltello, ragazzi. È l'unica chance. È l'unica chance, ragazzi, è l'unica. Continuiamo, continuiamo. Continuiamo, ragazzi. Con cattiveria proprio, con cattiveria. Oh, la lanterna, ragazzi. Oh, io non lo so, raga, come ho fatto. Però ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Adesso è finita in mille pezzi. Non credo che abbia ancora voglia di tornare in vita. Ok. Facciamoci i nostri mix. Innanzitutto ci facciamo una bella bombolettozza per quanto riguarda il nostro lanciafiamme, che carichiamo subito, così ce l'abbiamo pronto all'occorrenza. E ok. Poi vediamo se possiamo fare qualche altro mix. Allora, sì, direi di sì. Al momento non mi va di utilizzarla. Ok. Mentre questi proiettili sono munizioni pistola. Perché la pistola non me li prende? Perché non sono di questa pistola? Ma non lo so. Comunque ragazzi, l'unica arma che abbiamo a disposizione è questo bel lanciafiamme. Adesso ce ne andiamo a scorazzare con questo. Allora, adesso abbiamo la lanterna. Quindi in teoria, mi ricordo vagamente, raga, in teoria dobbiamo andarla a posizionarla in quel posto, se vi ricordate. Oh, altra scorta, benissimo. Erbetta e altre, altri di quei bagagli incendiari. Se vi ricordate, adesso dobbiamo andare a posizionare la lanternina. Oh, guardate quanta roba che compare adesso. Ok, facciamo una cosa. Abbiamo niente, non possiamo prenderlo in questo momento, a meno che questo cartucce per fucile. Perché non ce le dà nel fucile? Oh, carichiamo anche il fucilone finalmente. Ok, in teoria adesso dovremmo avere uno spazio. No, non abbiamo uno spazio. Niente, non lo prendiamo, ragazzi. Tanto prima o poi ci torneremo da queste parti sicuramente. Ok, dicevamo, devo posizionare. Cos'è sto rumore? Cos'è sto rumore di acqua, ragazzi? Dicevo, dovevamo posizionare la lanterna, se vi ricordate, per aprire quella porta dove c'era quella sorta di meccanismo. Allora, l'abbiamo sbloccata. Qui cosa ci abbiamo? Ci abbiamo un'altra bomboletta combustibile, che però in questo momento non abbiamo la possibilità di prenderla. Vediamo se riusciamo a trovare il posto giusto. Mi sembra fosse di qua, ragazzi, se non sbaglio. Allora, se non sbaglio, era in questa casetta qua. Mera, che buio. Che buio, ragazzi. Non mi ricordo la strada, raga. No, non credo sia di qua. Comunque,
Diamogli un'occhiata, giusto per curiosità. No, non è qua. Non c'entra niente. Torniamo fuori. Ok. Torniamo fuori. Seguiamo il sentierino. Ah. No, questa è la casa. Ok. Da qui non si passa. Se non sbaglio era una di quelle case che si salivano le scale. Ma non è di qua. Raga, mi sto perdendo ormai. Ok, proviamo. No, di qua non è neanche. Qui siamo bloccati, come ben sapete. Torniamo di qui, ragazzi. Che cos'è qua? Cacchio! Non ho abbastanza spazio. Ah, forse era qua a sinistra, ragazzi. Forse. No, qui è da dove siamo arrivati. E allora era di qua a sinistra. Proviamo a entrare da questa parte, ragazzi. Che poi è sempre quella, però, dalla parte superiore. Ok. No, qui servirebbe tipo il grimaldello, porca miseria. Che non abbiamo! Ok, saltiamo giù nel buco, vediamo se magari... Com'è? Ritorna di nuovo! Allora, di qui non si esce, abbiamo visto. Qui c'è un'altra bomboletta. Che al momento però siamo pieni. E non possiamo assolutamente utilizzarla. Questa porta è quella che abbiamo già aperto 10 volte. Niente, qua non c'è un tubo, ragazzi. Allora, facciamo che mettiamo la mappa e proviamoci. Mettiamo la mappa, ragazzi. Allora, proviamo ad andare. Allora, vediamo. Crea il siero. Trova gli ingredienti del siero. Trova il braccio nella vecchia casa 2F. Ok, apri la porta della vecchia casa 2F. Ok, 2F, vediamo dove si trova. Noi siamo qua, ragazzi, adesso. Che cos'è quel punto esclamativo, ragazzi? Ok. Ok, ragazzi, proviamo a entrare. Però come si fa a salire in quel punto, ragazzi? Ok, comunque la vecchia casa è questa, 2F. Allora, giriamoci. Eh sì, è questa qua, ragazzi. Di qua non si può passare. Sì. Ok, saliamo. Come si fa? Adesso siamo nella 1F. Qui abbiamo la porta maledetta, chiusa. Qui siamo in 2F. Perfetto. Che prima non abbiamo avuto la possibilità di guardare bene perché c'era la stronzona. Altro combustibile. Guardate quanta roba abbiamo a disposizione adesso. Prima che eravamo a secco di tutto. Ok, possiamo esaminarlo con più cura adesso perché
prima, chiaramente, eravamo ben indaffarati. Ok. Ah, niente, raga, qua non c'è un cazzo. Sta scala. No! Che cacchio sono sti rumori, ragazzi? Ma io sento dei rumori ovunque. Cacchio, le monete mi servivano. Ancora bombolette. Mera, cos'è questo passaggio, ragazzi? Chi cacchio è che suonava qui?
Eccoci arrivati, finalmente proviamo a utilizzare la nostra lampada, ragazzi, e vediamo di sbloccare il meccanismo per aprire questa porta, che alla fine bastava uno sputo per sfondarla. Comunque va bene. Allora, cosa abbiamo qui di nuovo? Giochi di società? Vogliamo farci una giocata a Monopoli, ragazzi? Ok, controlliamo bene tutto attorno. Direi che qui... cos'è sta roba qui? Un coccodrillo finto? Si spera, insomma. Oh, cazzo. Che cacchio è, ragazzi? Chi è che gioca con la palla qua? La situazione non mi piace per niente, raga. Ma proprio per niente. Sto bambolotto qui che dondola da solo. Ok. Qui cosa abbiamo? Apriamo questo armadietto. Oh, pieno di bambolotti ammuffiti. Niente di utile. Qui cosa abbiamo, ragazzi? Una nave spezzata in due? Ma palle da bowling. Niente di utile qui, raga. Una bicicletta? Magari la possiamo usare per la fuga. Un giradischi. L'ordine chiaramente qua come al solito. Una famiglia molto ordinata questa. My family. Ok, non ce ne facciamo niente di questo. Qui abbiamo un cassetto. Che cazzo è che si muove? Ah, è la tenda, ragazzi. Cassetto con delle scarpe. Chissà che odorino che troviamo qui dentro, ragazzi, eh? Con la palla possiamo giocarci? Possiamo giocarci, ragazzi. Dove è finita? Scomparsa. Qui abbiamo il manichino. Possiamo staccare qualcosa? Braccio di manichino, roba del genere. Niente, ragazzi. Proviamo a uscire da questa porta. Ed eccoci qui, in una nuova stanza. Abbiamo roba su scaffale, ma niente di utile. Abbiamo una porta che porta dentro questa stanza buia. Qui la solita roba matassata per bloccarci i nostri percorsi. Ed eccoci qui. Oh cazzo, cos'è sta roba qui? Bambolotti che cadono, ma cos'è? Qui, raga, sta per succedere qualcosa di brutto. C'è qualcosa che non va in lei? Ma va! Non l'avrei mai pensato. Dove porta questa porta? Non lo so. Comunque per il momento andiamo a esaminare l'altro lato. Non si vede un tubo, ragazzi. Non si vede proprio niente. Bambolotti che cadono da tutte le parti. Ok, procediamo. Andiamo giù per questa porta. Qui c'è qualcosa? No, è nastrato. Chissà se posso usare il coltello per aprire il nastro. No, niente coltello, niente nastro. Torniamo col fucile. Procediamo, andiamo da questa parte. Qui comincia a sfarfallare un po' la luce. Ma cos'è sta storia? Stai alla larga. Cazzo. Cazzo. Cazzo, i brividi, ragazzi. Cosa stai alla larga? Da cosa? Ormai ci sono dentro fino al collo. Questa porta si apre. Oh cacchio. Cos'è sta stanza? La camera da letto di chi? C'è qualcosa sotto al letto. Oh, che bel giochino. Ruotiamo questa immagine. Non so cosa sia, raga. Boh. Alziamoci in piedi. Esaminiamo la situazione. Controlliamo sul soffitto perché sta gente qui cammina sui muri.
Ok. Niente di che. Ma io ho visto qualcosa sotto il letto. Bene, usciamo fuori. Come ne usciamo, ragazzi, da qui? Sembra non esserci un'uscita. Che schifezza che si sente sotto i piedi. Ma cosa siamo venuti a fare qui, ragazzi? Non riesco a capire che cosa siamo venuti a fare in questo luogo. Un pupazzo da esaminare, non ha niente di che. A parte essere brutto come loro. Il disegno qui proviamo a voltarlo, ma non c'è nessun indizio, niente da prendere, insomma. Nell'armadio torniamo a guardare, magari c'è qualche bambolotto che ci può essere utile. No, ci dà la crocetta per chiudere nuovamente. Cazzo, cosa sono ste farfalle? Niente, ragazzi, non so cosa siamo venuti a fare qui dentro, perché alla fine non c'è niente di che, insomma, o perlomeno non ho scoperto niente da poter proseguire. Evelyn. Qui dentro ci sono solo scarpe, come abbiamo visto già prima. Ok, qui da dove siamo entrati. Sto capendo un tubo. Non è che dobbiamo abbassarci e passare qui in mezzo? Ma perché non mi fai passare in questi posti? Cioè, un umano normale riesce a passare in questi buchi. Perché questo gioco non ce lo permette? Dobbiamo fare il giro dell'oca per arrivarci. Niente, ragazzi, siamo entrati in questa stanza praticamente per niente. Proviamo a uscirne. No, ma c'è qualcosa da prendere qui dentro, raga. È impossibile che ci fa entrare in una stanza così senza prendere niente. Allora, mettiamo la mappa. Stanza dei bambini, stanza contaminata e cella di detenzione. Ok, andiamo nella cella. Mazza, pure la cella c'hanno questi. Ok, proseguiamo verso questa porta. Ok. Mamma, se sei brutto. Ok, procediamo. Di qua c'è un semplice muro. Mettiamo la mappa nuovamente e andiamo verso la cella. Qui è dove abbiamo sentito la vocina di restarne fuori. Ve l'ho detto che c'è qualcosa qui sotto. C'è una scatola qui sotto, ma chiaramente non ci permette di prenderla.
Oh cazzo. Si è chiusa la porta. Questo non è un buon segno. Si apre ancora. E questo è un buon segno. So cosa ci devo fare io qui dentro, ragazzi. Non riesco a capire cosa dobbiamo farci con questo. Ah, c'è un... Ok, ok. Questa è la stanza, con il letto al centro, la casetta qua e un cerchio rosso da questa parte. Ma il cerchio rosso da questa parte per fare cosa? Ah, cacchio, ragazzi. C'era il sistema. Ok. Abbassiamoci e entriamo nella stanza. Oh, mamma mia. Che brutta storia. Cosa combinano questi qui dentro? Oh, oh, oh. Eccolo. Eccolo il braccio. Se ci siamo. Schifo. Braccio serie D. Ok, ragazzi. Direi che ce l'abbiamo fatta con il braccio. Niente, concludiamo qui questo video e proseguiremo la prossima volta esattamente da questo punto e proviamo a vedere dove dobbiamo andarlo a mettere, insomma. Niente, ragazzi, grazie a tutti del vostro ascolto, ci vediamo al prossimo match. Ciao a tutti! Complimenti, hai terminato la visione. Da questo momento hai 10 secondi per fare la tua scelta.